Sì, veramente abbiamo stato molto bene questa partita, abbiamo cambiato pochi giocatori degli anni scorsi per quest'anno e abbiamo tanta fiducia in noi, abbiamo giocato insieme, abbiamo giocato con il nostro pubblico che è la nostra forza e abbiamo vinto questo e siamo tutti contenti oggi a festeggiare. No? Sapevi che Bressanone vince oggi la prima Supercoppa della sua storia? Sì, abbiamo scoperto che era la prima volta che Bressanone poteva vincere questa Coppa. Abbiamo allenato tanto per arrivare a questo momento e poter vincere e abbiamo fatto la storia, no? Per tutti questi club che è mitico in Italia, per me sì, penso che per tutte altre persone anche, e abbiamo fatto storia oggi. L'anno scorso sei stato il giocatore che ha segnato più gol nei playoff, 36, forse non lo sapevi, te lo dico io, oggi 15 gol, ti piace far gol? Sì, mi piace fare gol, mi piace giocare in difesa, mi piace aiutare la squadra, sono un giocatore molto intenso che lascia tutto ogni partita, è così la mia vita, vivo ogni giorno e vado sempre avanti. Che campionato ti aspetti, quello che sta per cominciare? Ah, come l'anno scorso molto difficile, sappiamo che tutte le partite fuori sono difficili da giocare e quest'anno abbiamo visto che tutte le squadre sono più forti che l'anno scorso, ma siamo presso noi, andiamo lì, andiamo a giocare il nostro pallamani e vediamo fino alla stagione. No? Cominciamo dalla tua, cominciamo dai tuoi numeri, sono 7, non ci si stanca mai di vincere. No, non ci si stanca mai, è come se fosse la prima, è un'emozione sempre più bella e non può fare altro che piacere visto il percorso che abbiamo fatto, la scelta che ho fatto che alla fine si è rivelata la scelta giusta, la scelta vincente. Con una società che ha altrettanta voglia di vincere, confermata la Supercoppa, partite da campionessa in carica anche in Coppa Italia quest'anno. Ci sarebbe poi quell'ultimo gradino che è mancato in maniera un po' rocambolesca l'anno scorso a gara 3, con merito di Brixen naturalmente. È una squadra protagonista, che vuole essere protagonista però su tutti i fronti. Assolutamente sì, la società ha fatto degli investimenti importanti anche quest'anno. L'anno scorso per un soffio abbiamo sfiorato davvero il sogno e la storia per tutta la Sicilia. E quest'anno ci riproviamo con più forza, con più entusiasmo e più volontà di prima. E davvero tutti gli innesti sono stati fatti con criterio. È una squadra molto duttile comunque che può ricoprire varie posizioni. Quindi bisogna solo lavorare, andare avanti così e partendo da questo buon risultato che comunque alza il morale andremo avanti lavorando sempre di più. Bressanone l'avete vista oggi, poi c'è Salerno che si è mossa tanto sul mercato, c'è Pontina, che campionato vedi all'orizzonte? Assolutamente, sia Salerno che Pontina sono comunque delle squadre da prima fila, quindi comunque hanno fatto degli innesti importanti anche loro e più o meno sarà sempre quello l'equilibrio su cui poi si andrà a giocare, tranne qualche sorpresa durante il campionato, però più o meno queste sono le squadre che comunque hanno solidità, hanno storia e nel tempo comunque si sono riconfermate. E noi andremo avanti per la nostra strada, consapevoli che comunque nulla è fatto, comunque c'è da lavorare e ci sono tutte le carte in tavola per poter avere dei risultati importanti e poter andare avanti così, quindi io penso solamente lavorare, umiltà e gioire adesso di questo successo meritato e poi testa al campionato.